comincerò, io non mi fermerò. Il ritmo del mio cuore mi ha portato qui, lo so. Un mondo nostro. Io troverò i miei amici perché. Allora sei pronta? Vado! Non temere, Bev! Puoi contare su di me! Sono la tua trainer! Credo che forse abbiamo sottovalutato la cosa! Excusez-moi. Di solito riesco a schivare gli atleti dilettanti e lenti e ramoletti come voi, ma questa volta ero troppo veloce. Ah, nessun problema. Nessun problema, vuoi scherzare? Ci ha appena chiamati atleti dilettanti, lenti e ramolliti. Volevo dire scusa, bello, ti spiace ripetere? Wow, mi faccio paura da sola. Oh, vedo che avete conosciuto Roger Lapin. È il coniglio più veloce che ci sia mai stato in tutta Pawtucket. Oui, oui, oui. Comunque, di certo saprete che a breve si terrà la prima gara di agility di Pawtucket. A me e ai miei amici non piace per niente fare attività fisica, ma nonostante ciò adoriamo vincere dei trofei e così ho reclutato Roger perché vinca per tutti noi. Magari il lento e ramollito atleta numero 1, che poi saresti tu, potrebbe aver voglia di battersi con Roger? No, grazie. Ma è più che normale. Da che mondo è mondo, i conigli hanno sempre battuto le tartarughe. Ripetilo, segnare il coraggio. Oh, riesco a fare veramente paura oggi. Vorrei tanto che riuscissimo a batterli. Solo che io e te, anche se ci mettiamo insieme, non riusciamo a sollevare nemmeno una noce. Credo che non ci sia nessuno a Pawtucket in grado di battere quel coniglio. Peccato. Beh, mi correggo. Lui potrebbe essere in grado di battere il coniglio. Austin, so che può sembrare un po' strano, ma potresti battere un coniglio francese velocissimo in una gara? Se è quello che volete, sì. Andiamo in pista a cronometrare la mia velocità. Sì, sì, hai finito col tapirulà. Ho finito. Mi capita praticamente tutte le volte. Che velocità! E guarda che resistenza! Per non parlare poi del meraviglioso pelo folto e chiaro. Oh, è incredibilmente bello. Austin, credo che tu farai mangiare la polvere a quel coniglio. Fargli mangiare la polvere? Io pensavo di dover essere solo più veloce. Beh, riformulo la frase, lo puoi battere. Oh, sì, assolutamente. E io vi prometto che non vi deluderò. Devo proprio ammetterlo, non sarebbe male mangiare croccantini lì dentro. Guardatela pure se volete, ma non avvicinatevi troppo. Potreste sporcarla se la toccate. Considerando le dimensioni del trofeo, dovremmo sorreggerlo tutti insieme quando lo porteremo in giro per la città esultando per la vittoria. Questo non è ancora detto. Abbiamo un corridore che batterà il vostro coniglietto francese. Ci tenete a perdere? Prego, fate pure. E chi sarebbe? Sarà Austin, vincerà lui, scommettiamo. Rendiamo la scommessa più interessante. Se Roger batterà il vostro Austin, ascolterete il suono della sirena dei vigili del fuoco per ben 15 minuti. E per te questo dovrebbe spaventarci? Mentre fate il bagnetto. Siete molto malvagi. Vi rispetto per questo. Accettiamo! Austin ha detto che non ci deluderà e io farò in modo che mantenga la parola data. Vai! Thank you.
essere carino hai anche senso dell'umorismo. Sei veramente divertente, Austin. Un collare protettivo. Mi dispiace molto per voi, ma questo non è uno scherzo. Ieri sera mi ha punto un insetto mentre ero nel mondo degli umani e il mio padrone mi ha messo il collare per evitare che mi grattassi. E devo dire che funziona. Accidenti, la tecnologia è meravigliosa. Potrai comunque gareggiare. Ah, nessun problema. Ho promesso che non vi avrei mai deluso e non lo farò. Guardate. C'è un problema. Mi dareste una zampa? Oh, mi dispiace, ma credo di avervi deluso. Oh, no, Austin, mio caro amico. Credimi, tu non ci hai affatto deluso. Beh, sarò sincero, io sono deluso. Non potrebbe gareggiare qualcuno di noi al posto di Austin? Nessuno di noi è un atleta completo come lui. Io sono brava a scavare nelle aiuole, ma non credo serva. Ehi! Singolarmente nessuno di noi può sostituire Austin, ma insieme possiamo farcela. Non ho alcuna idea di che cosa intendi, ma se questo può risparmiarci un bagno, allora è il mio completo sostegno. Se ci uniremo avremo tutte le abilità che ci servono. Faremo una corsa a staffetta. Non c'è nessuna regola che ce lo impedisca. Io non sono esattamente il tipo da corsa a staffetta. Sei più un tipo da bagno con sirena nelle orecchie mentre Sweetie gongola. Mi hai convinto, ci sto. Ecco come ci organizzeremo, Austin. Il tuo collare è troppo grande e quindi tu non potrai gareggiare. Tutti gli altri vengano vicino. D'accordo, anche un po' meno vicino. Bene! Io spero vivamente che vi piacciono molto le code a batuffolo, perché quella sarà l'unica parte di me che potrete vedere. E in qualità di gourmet, sulla polvere che mangerete vi consiglio qualche bella cucchiaiata della deliziosa salsa bernese. Trip è piccolo, attraverserà in un attimo quel tunnel. Roxy è brava con i saliscendi. D'accordo, forse è più brava a salire che a scendere, ma in qualche modo ce l'ha fatta. E ora c'è la rampa. I gatti sono ottimi arrampicatori, sarà un giochetto per giù. Quincy ha le zampe lunghe e lui salterà gli ostacoli. E adesso è arrivato il turno di Eddie. Dovrà trasportare tutte le mele al di là del traguardo. E visto che vola, sarà ancora più veloce. Oh, la mia ala! Ora non potrò più volare! Questa è la mia fine! Eddie è ferita, non può più volare! Ah, questo fastidioso collare! È riuscito a rovinare ogni cosa! No, ti sbagli! Quel tuo fastidioso collare riuscirà a risolvere ogni cosa! Usalo per raccogliere tutte le mele insieme! Su, coraggio, fatti valere, Austin! Sostituisci Eddie! Ti ringrazio, Austin! Vinci questa gara per tutti noi! Sì, bravissimo. Allora sentiamo chi ha vinto il trofeo. Il trofeo l'hanno vinto Roger Lapenne e tutti i suoi amici. Sì, hanno vinto loro e anche di gran lunga. Mi dispiace, ragazzi, ha tagliato il traguardo molto prima di voi. Un altro giorno, un altro trofeo, un altro invito per noi. Non mi stanco mai di vincere. Non avrei mai creduto che... Grazie a tutti. Pourquoi esultano visto che sono arrivati secondi? In fondo hanno perso. Io ho vinto la gara. E la gloria deve essere solo mia. Tu sei un coniglio. Sei veloce per natura. Loro invece sono un gruppo di animaletti diversi che hanno unito le forze. È questo che rende speciale Pawtucket. Questo è la nave da crociera. Quella sì che è speciale! Congratulazioni a tutti voi, perdenti! Il vostro premio è un bagno con tanto di sirena! Non si può rimandare! Trip, lo sai che odio l'acqua! Certo, ed è per questo motivo che ti schizzo! Ah, non dare fastidio a Austin! Smettetela di divertirvi! Uscite subito dalla vasca! Se è davvero questo quello che vuoi, io obbedisco!
Forza! Pronti, sta per piovere!